Buongiorno a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi faccio questo video per partecipare al contest per i 300 iscritti di Serena Art. Innanzitutto complimenti, io ti ho scoperto per caso su YouTube e sei bravissima. E quindi niente, appunto, come sapete ormai mi piace partecipare ai contest e quindi ne approfitto per scovare un po' in giro su YouTube le creative che realizzano appunto questi contest. Quindi non ci perdiamo in chiacchiere come sempre, iniziamo subito con delle creazioni che mi sa che voi non avete ancora visto. E sono questa qui di Frozen, ed è un portachiavi con Olaf, guardate che carino, e con, vabbè, da finire ancora dietro perché non l'ho terminata, ed è appunto questo piccolo Olafino che io adoro. E invece, sempre di un altro cartone animato, è questo ciondolo di Inside Out, con appunto tutti i personaggi, e quindi gioia, disgusto, rabbia, tristezza e paura. Guardate che bellino, mi sono scelte anche carine le decorazioni dietro con tutti i brillantini e questi felini qui dorati, anche questo da terminare. Poi ti faccio vedere questa collana qui, che è una, appunto, una filigrana normalissima, coperta con della resina, e poi ho messo questo fiorellino qui, questa rosa infimo, ed è appunto decorata poi con la catena color bronzo e delle perline rosse. E sempre su questo stile ti mostro un'altra collana, però senza ciondolo, ed è questa qui, sempre che è un'altra filigrana, con sempre ricoperta di resina, tutta brillantata, e poi a montarla su una catena di bronzo con delle perline colorate appunto in tinta con i brillantini. Poi volevo mostrarti un'altra collana, che è la mia bellissima bambolina, che mi piace tantissimo, ed è una dollina infimo, eccola qua, anche sul retro, così, su una catena a pallini. Poi abbiamo infimo, ho realizzato sempre questo ciondolo, che l'ho realizzato con una texture particolare ricavata da un pizzo di una maglietta che non mi serviva più, e ho appunto l'ho incisa qui sul fimo. Devo vedere se ne faccio un ciondolo di una collana. Per ultimi vi volevo mostrare questo bracciale, così, io l'ho solo montato, non ho fatto nulla, con tema Parigi, e quindi con le Torre Eiffel, le stelline che mi piacevano abbastanza, e le perline rosa. Sì. E poi in ultimo volevo mostrarti delle creazioni con la colla a caldo, e sono proprio fresche fresche le ultime che ho fatto, ed è questo ciondolo qui molto estivo, con appunto un timone di una nave, e poi sempre in tema estivo questo viola con una stella marina. Ok, io ho visto che hai pubblicato un altro video nel quale dicevi che era giusto separare e quindi avere due categorie, una di esperti e di principianti, e sinceramente mi ha fatto pensare anche per il mio contest che forse è meglio faccia questa cosa, non lo so, ci devo pensare. E quindi niente, insomma, io non so in che categoria inserirmi, pensaci tu, lascio a te la scelta. Spero che le mie canzoni ti siano piaciute, spero che siano piaciute anche a tutti quanti gli altri. Io vi saluto, ti mando un grosso bacio e ti faccio ancora i complimenti, e noi ci vediamo la settimana prossima con un nuovo video. Ciao!